Insomma, al netto dell'IMU e di un eventuale spread che sale, gli italiani ci guadagnerebbero a votare Berlusconi? Non credo proprio, ma non è un'opinione. 18 anni lo hanno misurato e ripeto, per me è ancora più grave, per quello che penso io, per il nostro programma, che è quello di abbattere il debito, ma con le dismissioni dello Stato, la patrimoniale per me la deve pagare lo Stato, perché è l'unica condizione per la quale poi si crei il margine per tagliare spesa e retrocedere le meno imposte, altrimenti la spesa servirà semplicemente a coprire altra spesa. È ancora più grave che sia Berlusconi a comportarsi così, perché Berlusconi in questi 18 anni ha pregiudicato la credibilità di chi la pensa come me e di chi vota per noi di fare fermare il declino. È per questo che siamo scesi in campo.